1752. Una delle regge più maestose d'Europa stava per essere edificata. Re Carlo Sebastiano di Borbone incaricò Luigi Vanvitelli di realizzare un palazzo con giardini e giochi d'acqua così imponente da gareggiare con la regge di Versailles. Vanvitelli, fa che quest'opera sia il tuo capodopera. Ai voleri del re si associarono quelli della regina Maria Amalia di Sassonia. Amalia aveva un carattere affabile, checché se ne dica, e fu molto amata dal popolo. Era una persona sorridente, amò Napoli più di qualsiasi altra cosa. Intelligente, molto colta, quando arriva a Napoli, tredicenne, parlava già il tedesco, che era la sua lingua, ma anche il francese, la lingua internazionale, parlava l'italiano, non ha mai voluto imparare lo spagnolo e parlava il latino. Il feeling con Carlo scattò subito, perché Maria Amalia era una donna un po' speciale, amava andare a caccia. E noi sappiamo che Carlo è stato un cacciatore straordinario. Andavano insieme a caccia e, come ci dicono i narratori dell'epoca, lei vestiva alla virile. I primi anni di regno fa la bambina, quindi accompagna questo marito sovrano. Poi a un certo punto, quando scoppiano le guerre di successione nel centro Europa, lei comincia a prendere posizione e diventa la regina che decide. Diede indicazioni chiarissime a Luigi Vanvitelli ed è Luigi Vanvitelli che ce le racconta. Il volere del re era di costruire una nuova capitale lontana dal mare e dalle offese che da questo potevano venire. C'è un mito da sfatare, un problema di fondo da sfatare. Versailles e Caserta non possono essere paragonate, perché Versailles è una residenza per un re che vuole costruire un luogo fastoso per sé e per la sua corte. Caserta, la reggia di Caserta, è solo una delle strutture che dovevano realizzare una vera e propria capitale. Caserta era il luogo ideale perché era spostato rispetto al mare, era vicino a un luogo che per il Borbone, ma all'epoca forse per tutti i re europei, era considerato un luogo inaccessibile, che era lo Stato Pontificio. E ancora adesso, se ci pensiamo, Caserta si trova in una posizione strategica, invidiabile, a breve distanza fra tutti i capoluoghi della provincia della Campania. Quando sarà completata? Non credo si troverà nessuno che voglia mai disapprovare Caserta. Anzi, nessuno ne avrà ardire. Vanvitelli, opera bene e non dubitare. Il progetto della reggia prevedeva di adornare con un'imponente cascata e numerose fontane i suoi giardini. Per portare l'acqua alla reggia venne realizzato un acquedotto di 39 chilometri, interamente scavato nel tufo e nella dura roccia. Si attraversò la valle del Martorano con un ponte a cinque archi, quella di Maddaloni con imponenti arcate alla maniera dei romani. All'epoca il ponte fu il più grande d'Europa. Durante la costruzione dell'acquedotto Carolino, Vanvitelli fu sottoposto a molte critiche, tra cui quella dagli eretti della città, che l'acqua era stata deviata dal condotto del Carmignano, che alimentava la capitale, per portarli alla reggia di Caserta. Cosa non vera, in quanto Vanvitelli aveva preso l'acqua dalla sorgente del Fizzo, mentre il Carmignano da quella dell'Isclero. I due acquedotti viaggiavano paralleli lungo le falde nella valle di Maddaloni del Longano. Un'altra critica fu quella che, data la lunghezza del percorso che doveva fare, tortuoso, che doveva fare l'acquedotto, e la pendenza scarsissima, l'acqua non sarebbe mai arrivata alla reggia. Ma così non fu. Thank you.
La gestione è stata affidata a vari organismi. Ultimamente diciamo, è stata affidata al Demanio, prima al Demanio, Ministero delle Finanze, e dal febbraio 2010 è stata affidata alla Soprintendenza, dal punto di vista proprio tecnico-economico. Ha contribuito l'acquedotto a far crescere dei borghi, delle situazioni, a far nascere attività agricole, ma già in passato, e ancora ad oggi appunto l'acqua viene utilizzata per questi scopi. Pensate che attualmente abbiamo circa 130 concessioni d'acqua per scopi irrigui e uso domestico. La Soprintendenza in questo momento fa degli sforzi enormi, devo dire, però ecco, avere una gestione totale, completa, non è molto semplice. Quindi andrebbero coinvolti gli enti sul territorio, principalmente i comuni che sono direttamente interessati. Il complesso e articolato sistema di approvvigionamento idrico realizzato da Vanvitelli per le Reali Delizie va valorizzato oltre che per la stupefacente architettura, per la sua utilità e come risorsa economica, recuperando elementi essenziali del vivere cittadino. I percorsi dell'acqua vanno rimessi al centro della vita di relazione come lo è stato sempre per il passato. Infatti, oltre le fascinazioni letterarie, pittoriche e storiche, essi sono un possibile e straordinario strumento di recupero e di rilancio del territorio.